abbastanza serrati quei reparti, perché non c'è mai stato uno scollamento tra il attaccanti che avevano in alcuni momenti della partita col progetto Santeria dato l'impressione di non rientrare. Con Cirecchia non c'è stato niente di tutto questo, e devo dire che ho avuto questa impressione e mi è stata confermata avendo visto la partita per ben 3 volte. Però a differenza del progetto Santeria, dove noi avevamo costruito, avevamo dialogato, avevamo insomma fatto delle cose molto molto interessanti in fase di non possesso, domenica scorsa non abbiamo fatto niente di tutto questo. E paradossalmente domenica scorsa abbiamo sbagliato come singoli, non tanto come squadra. Quindi per questo dico che non è il modulo, cioè domenica non è che abbiamo perso per il modulo, abbiamo perso perché probabilmente in fase difensiva abbiamo spesso sbagliato posizione, sbagliato gli uno contro uno, perso la marcatura. A centrocampo abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e in avanti abbiamo concluso poco, ci siamo dati poco da fare, abbiamo tenuto poco la palla, ci siamo smarcati poco. Quindi questo secondo me più che un discorso di squadra è stato proprio un atteggiamento dei singoli. Per questo dico che non è importante il modulo. Serve sì, però alla fine può andare con qualsiasi modulo, però l'importante è come i giocatori interpretano, come vanno in campo, quindi questa è la cosa. Quello che chiedo comunque alla squadra è lo spirito giusto che poi in tante situazioni comunque hanno dimostrato. Mister, è servita in settimana, diciamo, questa presenza della società? Mercoledì ha parlato il DG, poi giovedì ci sono stati due proprietari che sono stati qui a Salerno, hanno parlato con la squadra. È innegabile che comunque la presenza della proprietà fa sicuramente del bene alla squadra, perché comunque stando qui Lotito sia mezza Roma a Roma, è normale che la squadra vorrebbe avere un pochino più di presenza, perché alla fine poi il giocatore ascolta di più, cioè quello che dice la società. Alla fine ha più peso di qualsiasi altra persona che poi possa parlare con loro, quindi questo è importante, ma questo secondo me deve avvenire sia sempre, insomma, sia in questo momento in cui c'è stata la flessione, e avvenire anche magari quando le cose vanno bene, che magari per dare una pacca sulle spalle. Secondo me la presenza della società è sempre molto importante, e hanno fatto bene, diciamo, i nostri presidenti a venire in questo momento, insomma, per sferzare, ma allo stesso tempo, diciamo, dare coraggio ai giocatori. L'ho già detto, forse non si conosce bene la storia di Perrone, Perrone ha già vinto in C, è una conferma per l'anno prossimo. Non c'è niente. Pensiamo a far bene tutti, perché comunque siamo sempre tutti sotto esame, a cominciare dall'allenatore, i giocatori e tutto ogni componente, perché comunque ogni volta che facciamo qualcosa c'è qualcuno che giustamente ci deve giudicare, e poi alla fine chi ci deve giudicare tira le somme e fa le cose. Quindi non bisogna assolutamente pensare a quello che deve essere il futuro, bisogna solamente pensare al presente e basta, cercare di fare bene al presente per dare comunque un futuro più rapido e migliore a questa società. Sironi? Mister, dal punto di vista psicologico, in settimana come ha trovato la squadra dopo lo sconfitto di Beh, ieri? erano diciamo consapevoli, li ho messi comunque di fronte alle responsabilità comunque, perché è innegabile domenica, cioè l'impegno posso dire che alla fine non è mancato, perché cioè, i ragazzi hanno sbagliato, però non si può che cioè, con certe squadre avere delle difficoltà così, ecco, quindi li ho richiamati alle responsabilità che sono innegabili, pensare ognuno diciamo, a dare il 100% di se stesso, perché poi alla fine ognuno è responsabile di se stesso, una persona non può essere responsabile di quello che fa il compagno, è responsabile di quello che può fare lui. Quello che ho detto, pensate sempre a quello che voi potete fare per la squadra e non a quello che la squadra può fare per voi, perché questa poi è la cosa più importante, cioè mettersi a disposizione con le proprie qualità e
per la squadra, questo è quello che ho detto. Li ho visti, diciamo, diciamo consapevoli che comunque non era stato fatto una partita, soprattutto in termini di risultati, perché poi conta quello, no? Contro una squadra che probabilmente, levato qualche elemento magari di buona qualità, probabilmente nei singoli è sicuramente inferiore a noi. Però siccome comunque è una guerra, una partita di calcio è sempre una guerra, se l'hai persa vuol dire che comunque c'è qualcosa che non è andato bene, quindi bisogna riprendere. Per quanto riguarda le scelte di formazione di domani, rientreranno anche le valutazioni sui ritirati in difesa, per esempio c'è qualche under dei Puglisi che potrebbe rimanere da parte per preservarlo per la partita di Roma, per non perdere un under di Roma. E qual è la partita più importante? Questa di oggi o quella? Io dico sempre che la partita più importante è quella che dobbiamo andare a giocare, io mi sono tutte importanti. Diciamo adesso stanno tutti discretamente, no, sceglierò in base a quello che ho visto in questa settimana, cercando di sbagliare di meno, a seconda di quello che mi hanno fatto vedere, li metterò qua in campo, no? Questi condizionamenti non ci stanno. Mister, a proposito di sbagliare di meno, lei è sempre molto autocritico, cioè onesto intellettualmente e critico innanzitutto con se stesso. Quanta percentuale di errore c'è stata da parte dell'allenatore, visto che ha detto proverò a sbagliare di me, percentuale di errore da parte dell'allenatore nella partita precedente? Quando la decide vecchia? Quando ritiene, per esempio, dopo la partita disse. Nel senso di aver giocato con quattro attaccanti? Non sulla gestione. Sulla gestione, sulle scelte. Cambio il piantino. Per esempio, ha fatto un passaggio su Bustamante. No, per esempio, ha fatto a fine partita, ricordo un'intervista, ha fatto un passaggio su Gustavo. Lei stesso ha detto magari avrei potuto inserirlo prima, eccetera. Sì, beh, c'è, no, perciò normale, dico, che percentuale. Quando i risultati non vengono, dico sempre che comunque sono i giocatori che vincono le partite e molte volte gli allenatori può darsi che le perdano, perché comunque facendo qualcosa. Col senno del poi, diciamo, l'infortunio di Giubilato mi ha un pochino modificato i piani miei, che diciamo mi ero fatto, per cui un pochino quello, diciamo, è stato un po' un problema. Per il resto la partita è andata in questo modo, ripeto sempre, nella bruttura comunque della partita, perché abbiamo fatto male, abbiamo concesso, vi devo dire la sincera verità, dal punto di vista della gestione della palla l'abbiamo avuta quasi sempre noi, solo che abbiamo fatto degli errori in fase difensiva concedendo poi delle situazioni importanti. Però se non ci fischia due volte due fuorigiochi che non ci stanno, De Cesare e Biancolino stanno in porta e quindi la vede poi come va a finire la partita, quindi questa è cosa. Il discorso di sbagliare non posso dire questo qua, devo dire che dal punto di vista dell'impegno non gli posso rimproverare, abbiamo giocato male individualmente, ognuno non è riuscito a trovare il bandolo della matassa individualmente, complice magari anche un'aggressività loro, complica anche il fatto comunque dopo il rigore la partita avete visto, sono spariti i palloni e ogni 5 minuti c'era uno coi grandi, cioè non si è più nemmeno tanto giocato e quindi loro comunque ci credevano, hanno lottato su ogni pallone, hanno dato calci, hanno spinto, hanno raddoppiato e noi non siamo riusciti a vedere come. Capita, speriamo che sia solamente un incidente. In alcune situazioni di partite di questo genere ho visto che comunque avevamo anche sofferto nel passato, perché se andiamo a vedere comunque anche il primo tempo, per esempio ultimo di Arzaghena, su un campo diciamo sicuramente differente da quello dove comunque permette di giocare meglio, abbiamo sofferto anche un pochino l'aggressività e lì comunque giocavamo col centrocampo a tre, quindi questo per dire che non è il discorso del modulo, perché poi se noi andiamo a rivedere la partita non abbiamo mai preso dei contropiedi o della situazione di squadra sbilanciata, cosa che in qualche frangente era avvenuto col progetto Santeria. Per questo ripeto, non è un discorso in modo, è di come siamo andati noi. Noi purtroppo abbiamo delle caratteristiche e sta a me poi essere bravo a capire che quando ci sono certe situazioni devo fare delle scelte differenti. Mister,
E quindi adesso atteggiamento tattico in base alle caratteristiche, oppure non si può giocare così proprio perché no, le caratteristiche sono diverse, quindi Perrone cambierà no, perché ci sono caratteristiche allora, magari non da... Io son dell'idea che la mia scelta di far giocare i quattro attaccanti è perché comunque hanno innegabilmente delle qualità e se giocano in più davanti nel settore offensivo hanno meno campo da fare, hanno più distanze diciamo schematizzate perché uno si trova a destra, uno a sinistra, uno al centro e uno come punta davanti e si possono diciamo combinare meglio rispetto a quando devi giocare con tre che innegabilmente devi fare più campo, le distanze sono maggiori e poi come caratteristiche individuali magari non le abbiamo proprio per fare tre. Quindi questa è stata la mia idea cioè per far giocare comunque meglio la squadra. Il discorso è che comunque siamo incappati in questi due risultati negativi e quindi in un certo modo poi devono sempre far riflettere. Cioè io sono un appassionato di borsa, no? Di borsa. E sono bravo a fare analisi tecnica. L'analisi tecnica è lo studio dei grafici. Però un mio vecchio maestro mi ha insegnato, guarda che comunque se c'è una cosa che si verifica sempre e quando si verifica quella cosa, lui mi diceva quando passa il 47 barrato sotto, tu apri la finestra, esce sempre passa il pullman e il mercato sale, tu non pensi ad altro, compra, perché vuol dire quindi a volte ci sono delle cose che funzionano e tu non sai nemmeno per quale motivo, però funzionano. E magari se tu le vai a analizzare la cosa dici in realtà è strano che funzioni, però funziona, allora finché funziona magari la fai andare. Cioè praticamente nonostante sia strano che tre persone, questo vuole dire, sì. Cioè, nonostante sia strano che tre persone coprano con più fatica la distanza maggiore, come appena detto, non riesco, magari logicamente sì. È incomprensibile, però funziona meglio, questo che sta dicendo. Adesso, fino adesso ci ha dato dei risultati perché siamo arrivati, queste due partite ci hanno creato il problema che i risultati non sono venuti, però io continuo a essere... a pensare che in realtà la strada poi è quella, capito? Cioè, proprio per le caratteristiche che hanno i giocatori. Però magari non funziona, allora uno ci deve riflettere, perché non funziona? Il discorso è quello. Mister, domani Gustavo parte dall'inizio. Formazione, non l'ho detta a loro, non la sanno nemmeno loro. Provate a buttarla giù, sarà difficile domani che la azzeccate. Mister, scusi, alla luce di quanto accaduto all'andata, domani... No, credo che è una squadra che ha innegabilmente dei problemi di classifica perché comunque viene da svariate diciamo sconfitte, per cui credo che è una squadra. Contro di noi giocano tutti sempre comunque col massimo dell'impegno. Non so perché comunque hanno cambiato anche tanti giocatori rispetto all'andata. Hanno anche qualche squalificato, quindi sicuramente non è la situazione ottimale per venire a giocare contro di noi. Credo dal punto di vista, se si riferisce solamente ai discorsi del campo, penso che sarà una squadra concentrata che vuol venire qui a fare la partita, a giocarsela, perché comunque mancano ancora 30 punti, quindi in teoria anche se sono ultimi comunque possono arrivare a cercare la salvezza. Dal punto di vista esterno non credo che ci siano problematiche, se si riferisce a quello, cioè per quello che è stata la partita dopo, lì era successo il discorso della trasferta vietata, del porte chiuse, poi quello che è successo in campo che comunque è stato indipendente, cioè non è che noi abbiamo avuto un atteggiamento rissoso, qualcosa, è stata una situazione arbitrale, poi questi infortuni loro, quindi cioè noi siamo stati alla fine spettatori di questa situazione, non è che abbiamo avuto responsabilità, quindi dal punto di vista cose esterne non mi aspetto niente, insomma spero che ci sia, se magari c'era qualche problema che era sorto, che magari si possa tranquillamente chiarire. Mister, ha sentito in settimana, l'altro giorno, se non ieri, si è pronunciata anche il sindaco De Luca sul... Sì, no, non lo so, me l'hanno detto che... Cosa pensa del sindaco? Ha detto che un'esagerazione giocare con quattro attaccanti che probabilmente poteva permetterselo solo di anni fa dai giocatori che aveva. La mia Zacchi era molto, nemmeno giocava con quattro, però
Il sindaco è una persona che stimo molto, è una persona che ha comunque sempre delle intuizioni giuste, delle opinioni giuste, sempre molto equilibrato. Quindi io poi sento tutti, quindi anche queste parole del sindaco le sentirò e magari ne farò anche tesoro, insomma il discorso è quello, io ascolto sempre lui. Ministro, a proposito, mercoledì il direttore generale ci ha detto che lui ha una sua idea, chiaramente personale, una sua opinione sul modo di stare in campo, sull'assetto, eccetera, e l'ha anche condivisa con lei, però non ce l'ha voluta svelare. Ci ha detto, chiedetelo a lui, che ne so io. Non lo so, beh, noi parliamo tante volte di tante cose, però. No, sul modulo, ministro. Sulla cosa che sta a cuore. Se non te l'ha voluto dire lui. Lui forse è appassionato del 3-4-3, non lo so. Invece da osservatore esterno in questo caso, rispetto alla questione segni, simboli distintivi, eccetera, sì, eccetera, che idea si è fatto della. Del dialogo, della diatriba, allora, del corso, sicuramente che per i tifosi è una cosa molto molto importante, che spero che si riesca a risolvere, in modo che comunque è giusto, perché comunque non si deve mai scordare da dove uno viene, quindi non si può scordare il passato, perché chi scorda il passato non ha futuro, e questo è il coso, quindi capisco il discorso. Dal punto di vista della io credo che sia interesse, chiaramente, perché a portare avanti le cose, non so dal punto di vista tecnico quali problematiche ci siano, perché tutte quelle che, cioè io non è che ho letto carto, ho visto, poi non sono cose che riguardano me, però penso che comunque anche dalle parole del Presidente che stiano facendo quello che è legalmente possibile, credo questo. Su altro non posso dire niente, mi dispiace questa sofferenza comunque dei tifosi, perché comunque ne hanno, diciamo, sopportate tanto, e speriamo che possa essere una cosa che vada a buon fine. Mister, tornando alla partita, bisognerà stare attenti a non cadere nelle provocazioni degli avversari. Loro vengono qui, insomma, dopo la pagata di andata magari bisogna stare attenti, perché qualche provocazione, qualche nostro calciatore potrebbe cadere in tentazione di reagire. Ma no, ma io non credo che loro verranno qui, ripeto, non è che noi abbiamo avuto un comportamento strano, rissoso, cattivo all'andata, noi abbiamo fatto la nostra partita, quindi credo che ci saranno eventualmente, se ci sono delle situazioni, sono né più né meno differenti da quelle di altre partite, insomma, le possibilità. E poi si riferisce a episodi che sono successi, ma non sono le mani tenerle qui, non sulla faccia, possibilmente gli avversari. Ripeto sempre, sono sempre, lo capisco, cioè da fuori è sempre facile comunque dire, uno dovrebbe provare a star dentro e capire, certo che non è una cosa che si possa sempre ripetere, non è tollerabile, perché poi fa del male. Ma può compromettere una gara, perché magari si mette in una certa maniera, magari una leggerezza del genere potrebbe compromettere l'andamento di una gara. Sicuramente. Quindi, forse è una sensazione, un'impressione, però abbiamo avuto la sensazione che possa essere arrivato il turno di Avagliano, ci siamo sbagliati. Ma sempre con le formazioni, ma senza domani. Non lo sento. Vabbè, come la, allora, cioè, la ribalto. Come la vista? Sì, come la. Tante volte, come l'ha visto, ha detto cose. Devo dire più tranquillo. Più tranquillo. Vabbè. Altre domande? Tra gli attaccanti che ha visto più in forma? Barbarissimo. No. Stanno bene. Sono contento che Biancolino sta bene questa settimana. L'ho visto molto bene rispetto a come l'avevo visto la scorsa settimana, quindi sono molto contento di quello. Gli altri stanno, diciamo, come stavano già la settimana scorsa, quindi sono fiducioso che comunque i quattro ci possano dare soddisfazione. Magari in momenti diversi della partita. Io gli ho buttato là per dire e vedere se ha bocca, invece non ha bocca. Vabbè, speriamo. Domani, grazie.